Ciao! Oggi vi preparo una ricetta presa dal mio ultimo libro, Dolci per mille occasioni. La ricetta è questa, torta veloce con confettura. È una torta velocissima da preparare, in soli 40 minuti l'avrete già pronta ed è perfetta per una colazione oppure la merenda. Volete vedere come si prepara? Ci pensa Natalia! Oh, però voi prima iscrivetevi al mio canale YouTube. E se vi piace questo video, mettete anche un like e condividete la ricetta. Dai, vediamo come si fa. Pensate che per preparare questa torta occorre solamente una ciotola e un paio di cucchiai. L'ho proposta anche nel mio blog ed ha avuto tanto successo e quindi ho voluto metterla anche qui nel mio canale YouTube. Iniziamo dall'impasto. Basterà mettere in ciotola, in un ordine ben preciso, tutti gli ingredienti. Guardate. Lavorate le uova con lo zucchero. Quando sentirete che lo zucchero non è più sotto il vostro cucchiaio, quindi vuol dire che si è già sciolto, è il momento di aggiungere l'olio. Per l'olio vi consiglio un olio leggero, quindi va bene il vostro olio di semi preferito, oppure anche se avete un buon olio extravergine d'oliva delicato, perfetto. Aggiungiamo all'impasto, per profumarlo, un po' di buccia di limone. Mi raccomando, quando utilizzate la buccia di qualsiasi agrume, bene che sia biologico, quindi con la buccia edibile. Di solito quando li andate a acquistare nel supermercato lo trovate proprio scritto nella retina che li contiene. Io ne metto in abbondanza perché a noi piace molto il sapore del limone, ma a voi se non lo gradite potete anche non metterlo, oppure sostituirlo con una buccia di un'arancia, per esempio. Ora è il momento di unire la farina setacciata con il lievito. L'impasto è pronto. Adesso lo mettiamo un attimo da parte perché dobbiamo imburrare una tortiera. Potete utilizzare una tortiera da 22 cm di diametro fino a 24 cm. Diciamo che in questo range vi verrà un'ottima torta. Prima però dobbiamo imburrarla. Io l'ho fatto con il mio staccante, ve lo ricordate? Con l'aiuto di un cucchiaio o anche con le mani leggermente bagnate d'acqua andiamo a versare l'impasto dentro alla nostra teglia. Ed ora è il momento di distribuirlo bene sul fondo della torta. Vi aiuterete o con il cucchiaio o sempre con le dita. Cercate di formare un piccolo bordo sui margini della teglia che servirà per contenere la nostra confettura. Mi raccomando, non usate troppa acqua. In sostituzione all'acqua potete intingere le vostre dita o il vostro cucchiaio nell'olio. Ecco qua, io ho già fatto il mio bordo. Ora siamo pronti per inserire la confettura. Io ho scelto quella di ciliegie. E a voi quale piace di più?
Con l'aiuto di un cucchiaino potete anche decorare un pochino il vostro bordo. Ultimiamo con un pochino di scaglie di mandorle e di granelle di zucchero, così la nostra torta sarà completa. La nostra torta è pronta per essere infornata, ha un calore moderato, quindi 170-180 gradi, forno statico per circa 30 minuti. Mentre la torta è nel forno, vi voglio leggere alcuni consigli che ho scritto sul mio libro per la sua esecuzione. Alla fine di ogni ricetta troverete i miei consigli. Scrivo: questa ricetta è così facile che si può preparare la mattina stessa, magari per un ospite dormiglione. Se volete la torta con una base alta come la mia, utilizzate una tortiera da 22-24 cm di diametro. Se invece preferite una base bassa, usate una teglia più grande. Se lo desiderate, potete sostituire il burro all'olio. Ne serviranno 120 g più un paio di cucchiai di latte. Oppure potete scegliere al posto della confettura di ciliegie un'altra che sia di vostro gradimento. E anche questo libro lo metto insieme agli altri. Vi ricordate? I dolci di casa, torte salate di casa mia ed infine dolci per mille occasioni. La torta è pronta! Ha un profumino pazzesco, è ancora tiepida ma io non resisto, quindi insieme a voi adesso proverò a trasferirla nel piatto di portata e a tagliare una fetta. Guardiamo un po'. Direi che è proprio venuta bella come quella del libro. Che ne dite? Ma volete tagliarne una fetta? Io direi proprio di sì. Bella, semplice e profumata. Questa torta ve la consiglio davvero. E voi che dite? Io me ne sono meritata una fetta, vero? L'assaggio per voi, ma anche per me. È buonissima. Vi dirò di più. Anche calda, è avvolgente e ti sa conquistare. Preparatela anche voi. E se vi va, acquistate anche il mio libro.